Da diverso tempo, questo è un messaggio che è indirizzato a chi ha degli animali, naturalmente. Che cosa succedeva? Succedeva che il vostro cane andava a urinare in un pavimento come questo, tipo un lavato, come lo chiamano, queste mattonelle da 50x50. Queste, poi ce ne sono le più grandi, più piccole. Allora cosa succedeva? Nel periodo invernale, essendo freddo, in qualche modo si riusciva, come si dice, a ammortizzare un po' la puzza. Invece nel corso del tempo poi succedeva che quest'urina, stazionando in continuazione su questo, poi alla fine un pavimento che il cemento perciò va a assorbire, fa un odore veramente sgradevole. Poi se arriva l'estate non ne parliamo. Allora un giorno, così mi è passata una delle mie tante idee nella testa, e praticamente mi è venuto fuori che ho detto: ma perché non fare una prova? Ma è nato tutto dal fatto del diserbante, perché il diserbante l'avevo finito e ho detto: ma perché non provare a metterci nell'acqua dell'acido muriatico? Naturalmente ho iniziato con qualche con delle dosi da provare, così, e diciamo ho trovato la soluzione migliore. L'ideale è quella del 50-50, cioè un litro di acido, un litro di acqua. È una dose abbastanza forte e pericolosa, nel senso che è tossica, bisogna stare un po' attenti, attenzione molto alle piante, non troppo vicino. È un ottimo diserbante oltretutto, infatti qui nella zona qui dietro, dove i cani purtroppo andavano, però nasceva dell'erba, come si vede non c'è traccia. La traccia unica è quella piantina lì, che è un fico, perché qui ci sono dei fichi, e allora ho pensato di lasciargliela, perché può darsi che diano i piccolini. Qui ce n'è già qualcuno, vedi, fichettini piccolini, però come si vede non c'è traccia di erba. L'altro giorno c'era un bel fico, del terzo me lo magno, ci hanno pensato gli uccelli. Vabbè, torniamo al problema invece dell'urina. L'urina è successo che ho detto: ma perché non provare a vedere? Ha due scopi. Il primo scopo è quello di eliminare l'odore, e adesso vi faccio vedere com'è. Qui c'è una semplice bottiglia di acqua con dei fori che ho fatto con qualcosa di puntito. Questa è già riempita 50-50. Se noi la gettiamo così a caduta, come sto facendo, si nota che, adesso mi avvicino lì perché viene, si nota che sta friggendo. Che cosa succede? Sta bruciando praticamente, ecco, per capire bene, sta bruciando praticamente l'urina. E poi ha un altro scopo, quello che l'urina, se il, dato che sono escrementi che buttiamo fuori dai reni, così, se praticamente c'è dell'acido, oppure ci sono delle sostanze naturali dentro, che sono poi quelle che in realtà, questa è un'altra della piccolina, che si butta fuori, e con l'acido si nota che in realtà lavora bene. Perciò vuol dire che buttiamo fuori quelle sostanze nocive che possono dar fastidio nel fisico, non so, come si dice, tossine e quant'altro. Dopodiché questo coso andrà asciugandosi e l'odore in effetti lo fa fuori. Poi una bella lavata e torna tutto regolare. Questa è un'altra di quelle soluzioni che io adotto. Quelle non sono, non erba, sono tracce di pezzi di albero che sono lassù. Ok, questo può servire a chi ha degli animali che non sapeva come fare. Ok, saluti.